Vincenzo Pietro, Grieco Antonietta, Mollo Filomena, Maiuri Dito, assente, Esposito Giorgio, assente, Esposito Danilo, assente, De Michele Antonio, assente, Audice Giovanni, assente, Savino Francisco, Simonetti Immacolata, Carlotta Salvatore, assente, Borrillo Ciro, Calvanese Salvatore, assente, Grillo Salvatore, Barone Vincenzo, presente, Giacinto Carla, Ionio Teresa, assente. Nove più il sindaco, 10, la seduta è valida. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazioni per parte della seduta precedente. Chi? Non ci sono interventi. Chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Grillo De Michele. Passiamo al punto 2 o 2 del giorno. Bilancio consolidato della dichiarazione giunta comunale numero 100 del 2017, gruppo comune di Cerco, l'individuazione componenti di gruppo comune di Cerco, la data del perimetro di consigliamento. Chi relaziona? L'assessore Cataciano. Prego, assessore, inoltre sono presenti l'assessore Malterrotto Cataciano, l'assessore Meandro e il vice sindaco l'avvocato di Dati. Prego. Alzare la voce. Lo sappiamo. Il decreto legge 118/2015 dedica intero al decreto 4/4 al bilancio consolidato degli enti locali. Esso è stato introdotto nella normativa di età degli enti pubblici al fine di consentire una lettura più unitaria della gestione complessiva della pubblica amministrazione. La funzione del bilancio consolidato è quella di conferire una maggiore capacità informativa al bilancio e consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo enti locali, mediante una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria. La sanzione prevista per la mancata approvazione del bilancio consolidato consiste nel divieto di procedere alla consultazione. Condivisa il Consiglio Comunale numero 46 del 2017, si approvava la diminuzione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge numero 175. Con delibera di giunta comunale numero 100 del 2017, allegata alla presente delibera, si rileva l'assenza dell'obbligo da parte del nostro comune di rendere il bilancio consolidato ai sensi della normativa vigente. Tale delibera è accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Comuni, che conferma che il comune Cerco non è tenuto alla redazione e all'approvazione del bilancio consolidato. Grazie. Non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? 8. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Grillo e De Michele. Passiamo alle verità di esecutività. Chi è d'accordo? 8. Chi si astiene? 2. Nessun voto contrario. Passiamo al punto numero 3. Modifiche di regolamento delle strutture sportive comunali. Relaziona l'assessore Meandro o l'assessore Mantello. Ciro. Assessore, non si allontana. Prego, assessore. Sì. Manferlotti, Ciro. Grazie.
Buonasera. Buonasera. Oggetto, modifica del regolamento del settore sportivo comunale. Premesso che con la delibera del Consiglio Comunale 56 del 27/2016 si attuava il regolamento generale per le strutture sportive comunali, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale 32 del 31/5/2017, all'integrazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale 37/2006, si attuava il regolamento specifico per la gestione dell'impianto sportivo Pippo di Caneta. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale numero 48 del 18/10/2017 si procedeva ad ulteriore revisione relativamente alle cariche da applicare. Dovendo procedere all'affidamento di concessione, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 del sistema di integrazione per gli impianti sportivi esistenti, l'ufficio ha provveduto a modificare il regolamento vigente, inserendo, a seguito delle decisioni dell'amministrazione, la manutenzione straordinaria a carico degli affidatari. Le modifiche apportate hanno interessato l'articolo 24,1, l'articolo 27,3 e l'articolo 2, l'articolo 29,3. Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del regolamento modificato, secondo quanto sopra detto e dal presente dispositivo, visti i pareri di attestazione di cui l'articolo 49 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali espresso preventivamente sullo schema della presente generazione, si propone al Consiglio Comunale, per quanto espresso in narrativa, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritto, approvare la modifica del regolamento delle strutture sportive comunali, limitatamente all'articolo 24,1, articolo 27,3 e l'articolo 29,3. Si allega al presente atto l'interno regolamento con modificato in sostituzione a quello approvato nella deliberazione del Consiglio Comunale 56/2016 e 48/2017. Scusi, assessore, io del consigliere Esposito Giorgio, prego, continui. Questo è quanto è della proposta di deliberazione del responsabile del servizio. Alcune considerazioni. Il regolamento sulle strutture sportive comunali ha subito nel corso del tempo varie revisioni legate alla forma, all'affazionamento dell'impianto polivalente degli allevati, la revisione legata alle tariffe, un iter procedurale dove si necessitavano delle modifiche, in ultimo stasera ce n'è un'altra per noi ritenuta necessaria proprio per l'espletamento delle suddette per l'affido delle strutture in questione si necessitano di un piano di gestione. Dal piano di gestione che sono preparati dagli uffici con l'aiuto e il supporto di professionalità e in particolare quello dell'area e quello di Caravita, questi piani di gestione frutto di approfondimenti, frutto di integrazione richieste da parte dei vari uffici, frutto di ulteriori specifiche chiarimenti data la complessità della materia, hanno tutti un punto in comune. Il punto in comune è che il comune non ha quella forza e non ha quella necessaria struttura capace di affrontare la gestione di queste strutture. Stiamo parlando di strutture non nuove, quindi sia per le opere di adeguamento che per la manutenzione straordinaria, a carico del comune si rischiava di andare incontro a problemi e criticità che tuttora sono tutti i. Pertanto questa sera, proprio per evitare ulteriori criticità e soprattutto sulla stessa linea, sulle linee che abbiamo già incontrato il maggio scorso per la modifica del regolamento del piano di Caravita, si propone di trasferire appunto un trasferimento di competenze, o meglio, gli oneri della manutenzione straordinaria a carico dei gestori. Quindi mi ripeto, come ho detto l'altra volta, un atto di responsabilità affinché sia una buona gestione, una buona cura del bene che noi andiamo ad affidare, secondo i nuovi canoni gestionali per le strutture nuove. Dopodiché, fatto quest'ultimo atto, ci resta solamente, spero, in settimana, magari nei prossimi giorni, approvare il piano di gestione in giunta.
giunta secondo gli indirizzi che abbiamo dato, e poi bisogna semplicemente fare i legali, dovrebbe essere già in giunta. Basta, con questo punto. Grazie assessore. Mi chiede la parola il consigliere Salvatore Pino. Prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, per la nostra di cronaca, io ho provato a guardare le modifiche apportate al regolamento, però non sono riuscito a trovare questo comma 23 all'articolo 27, e tantomeno sono riuscito a trovare il comma 3 dato per giusto o per giusta la correzione verbale dell'assessore che lo correggeva a comma 2 e 3, manca sia il 3 che il 23. Io non so se possa essere votata così come delibera, invece che vada modificata. Cioè, qual è la modifica apportata l'interessata all'articolo 24 comma 1 e l'articolo 27 comma 23? Io non ho, ma non esisterebbe più 3, arrivo a comma 2. Comma 2, resta a carico di gestione delle opere di manutenzione ordinaria straordinaria connessa all'utilizzo dei diplomi durante il periodo di concessione. Qual è la cosa? Comma 2, senza il credito. Ah, beh, comma 23, aspetta, sì, è stato relativamente ma corretto, io dico. Sì, corretto. Poi per volevo, visto che l'assessore della Senava anche sulla questione futura delle gare ponte e comunque delle questioni collegate alla gestione, mi auguro che non riguardino questioni che ci abbiamo affrontato, passati tecnici e esterni, se non ci riferimento, ma per condizioni, giusto per portare all'attenzione di tutti, visto che riguarda il regolamento delle strutture sportive comunali, in questo momento quali sarebbero quelle affidate? E non stiamo parlando di questa, di via dei Platani, quella del quelle che risultano affidate in questo momento sarebbero quelle di via dei Platani, quella della cittadella sportiva, che... No, questa era la domanda, volevo capire, visto che abbiamo modificato a distanza tanto tempo, anche se noi abbiamo chiesto da lontano al 2014 la modifica di tutto quello che veniva affidato sul territorio, ma a prescindere, visto che quella della cittadella sportiva è nota, però l'assessore ci garantiva che non questa settimana, ma presumibilmente nei prossimi giorni potrebbe partire anche quell'altro affidamento. No, era giusto per capire se abbiamo impiegato solo 4 anni per modificare questa virgola del regolamento o se invece c'era qualche problema di differenza, era questo. Quindi affideremo da qui a breve l'impegno di questa amministrazione che prende l'assessore a nome dell'esecutivo, e da qui a breve affideremo tutte queste strutture. Andiamo alla Camera. Affideremo, nel senso naturale, secondo i parametri della norma, affideremo sia questa che la cittadella sportiva. È giusto? È giusto. Oh, vabbè. Grazie. Grazie a lei, passiamo a votazione all'ordine del giorno. Ah, scusi, consigliere Sposi. Comunque, consigliere Sposi, mi ha chiesto la parola, è una volta, prego. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Vorrei chiedere su questo punto, quando parliamo di articolo 24, comma 1, cosa viene esattamente modificato? Perché da qui non lo vedo, perché non si vede né chiaroscuro, né elencato, né grassetto, non c'è nulla. Articolo 24 si modifica il comma 1, siccome è solo un comma, ed è il comma 1 e basta, vorrei avere chiarezza sulla cosa si modifica, se solo l'aggiunta di straordinaria, io raggiungo qui viene intesa.
o se c'è qualche altra cosa che si viene modificata, o se dicasi anche per il testo. Mi spiace essere arrivato in ritardo, per cui non ho seguito tutta la, diciamo, la relazione dell'assessore, così magari dopo, diciamo, reintervenire sull'argomento, se è possibile avere gli esperti. Grazie. Mi scuso appunto per le cose che mi sono state recapitate, perché a dire il vero io ho provveduto personalmente a evidenziare con Giallo proprio le aggiunte, le modifiche all'articolo, diciamo, già esistente. Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 24 si aggiunge straordinaria migliorativa. Invece per quanto riguarda l'articolo 27,2 è cambiato integralmente, perché prima si parlava solamente di altre cose, qui riscriviamo l'intero comma, per resto la carica del gestore di opere di manutenzione straordinaria e straordinaria connessa all'utilizzo dell'impianto durante il periodo di concessione. L'articolo invece 29, anche questo è rimodulato, il comma 3, è sempre legato alle opere appunto di manutenzione straordinaria. Anzi, tutte le opere di manutenzione straordinaria programmate ai fini dell'adeguamento dell'impianto sportivo restano a carico del gestore. L'amministrazione comunale si riserva di stabilire i tempi e i modi di realizzazione. Queste sono le modifiche che abbiamo fatto. Prego, consigliere Sforza. Grazie. Allora, vabbè, al di là dell'articolo 24, il comma 1, che non ho compreso di cosa voglia indicare la parola migliorativa, lo era già per l'ordinaria e lo è ancora anche per la straordinaria, però così come modificata, migliorativa, come dire, diventa quasi un poter toccare un argomento relativo allo stato dell'arte, nella consistenza in cui sono le varie attrezzature comunali. Okay? Ora, quando parliamo di questa questione della manutenzione straordinaria, cosa può capitare ai fini, diciamo, dell'affidamento? Per ognuna di queste attività, per ognuna di queste strutture, si potrebbe verificare che in effetti ci siano soldi da spendere. Abbiamo qualche caso particolare, ce l'abbiamo proprio dietro le nostre spalle, qui, al nostro piano, dove abbiamo una struttura notevolmente veramente notevolmente danneggiata, per cui c'è una necessità di avere in questo caso delle opere che sono ben al di là di quelle che sono le manutenzioni di natura straordinaria. Ora, il semplice adeguamento di due regolamenti introducendo le attività migliorative, le attività migliorative degli edifici esistenti, cosa comporterà nel momento in cui bisognerà affidare le gare a chi sta, a chi dovrà venire a gestire queste strutture? Ci potremmo trovare insomma la problematica che in realtà questi edifici non siano pronti per essere affidati, e ha un problema del grande punto interrogativo: che cosa si può intendere per manutenzione straordinaria e se questi edifici possono essere messi, diciamo, a bando per l'affidamento futuro. Non so se è chiaro, nel senso quello che io sto specificando, tra l'altro ho il piacere di parlare con un tecnico, quindi comprende esattamente, diciamo, il limite così sottile tra la manutenzione straordinaria e qualche altro tipo di intervento che necessitano alcuni ingressi. Per cui evidenzia una certa perplessità sulla questione, sì, del semplice di aggiungere manutenzione straordinaria, soprattutto se è migliorativa, perché già lo era come termine, quindi esprimo un attimo di riserva su questo, perché ci potrebbe esporre ad una serie di ricorsi in fase di affidamento. Grazie consigliere Esposito. Se non ci sono altri, mi chieda la parola, io non è che posso. Chiedo la parola. Ah, prego, se sono la parola. Allora, per l'affido delle strutture, diciamo, per l'esperienza della gara,
si invece si dà di un, diciamo, un calore di base per cui risultare e poi trovare ulteriori criteri e verità dal politico, come fare una qualità e offerto il cittadino. Per stabilire questo calore di base, siamo, appunto, gli uffici ci hanno chiesto un aiuto, lo abbiamo dato, con delle professionalità esterne, e la professionalità esterna non ha fatto altro che prepararci un bilancio dei benefici sulle varie modalità e interventi che saranno operati sulle varie strutture. Ogni singolo piano ovviamente è diverso per la singola struttura. Faccio un esempio, un piano che è stato previsto, piano di gestione interno, per l'impianto polivalente nazionale di priorità, prevede tutto il ripristino del campetto, la questione dei spogliatoi, la ritrasformazione di alcuni ambienti, cambieranno gli spogliatoi, cambieranno, ci sarà un'ulteriore integrazione di ambienti per gli altri, cioè viene ripreso un po' tutto il concetto della gestione della funzionalità di un impianto sportivo che possa funzionare in maniera autonoma e indipendente. Perché inserire a suo tempo, sempre in questo piano gestionale anche la manutenzione straordinaria? Perché per rientrare nelle spese per rifare tutto l'impianto, il tecnico ci ha indicato una durata dell'intervento dei costi di ammortamento di 20 anni. Quindi nei 20 anni sicuramente le strutture necessiteranno di intervento e allora per prevenire ulteriori contenziosi che già stiamo avendo per le altre strutture, fin quando su voi si riesce ancora a gestire e a gestirci in proprio, ma quando sono strutture non tanto poco, ma appunto diciamo, già da avanti con gli anni gli interventi sono continui, gli adeguamenti alle norme sono diciamo, obbligatori, allora caricare appunto e la responsabilità e soprattutto l'onere di questa struttura per una buona gestione all'affidatario, quindi apertura e soprattutto abbia tutte le facilità per poterne uscire in maniera con un bilancio positivo per la sua gestione del suo affido, ci sembra una indicazione decimale. Questo è un po' diciamo, le considerazioni che abbiamo fatto e questo è quanto noi pensiamo di aver diciamo, aspetto. Grazie Assessore. Se non ci sono altri difetti, passerei alla votazione. Modifiche regolamenti delle strutture sportive comunali. Chi è d'accordo? 8. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Giorgio Esposito, Salvatore Grillo e De Michele. Passiamo al numero 4 dell'ordine del giorno, proposta di giunta comunale, approvazione del di somma urgenza per di sostituzione fognaria la via perizia proposta in far consiglio comunale di conoscimento della spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 3 del decreto legge numero 267-2000. Relazione all'assessore Meana. Trattasi di un debito fuori bilancio per una serie di attività di interventi che sono stati fatti sul territorio, in particolare per quanto riguarda i servizi ecologici. Abbiamo necessità di intervenire come opera di straordinaria urgenza. Ovviamente una volta che è stata fatta quest'opera non preventivata, abbiamo necessità di portare il Consiglio Comunale sull'approvazione come debito fuori bilancio. Grazie. Grazie Assessore. Chi è d'accordo? 8. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3. De Michele, Giorgio Esposito e Salvatore. Passiamo al punto numero 5. Riconoscimento di legittimità debiti pubblici bilanci ai sensi dell'articolo 194, lettera E, ditta Socio Cooperativa Palladina ARE. Relazione all'assessore Meacchio. Prego, assessore. Allora, anche in questo caso trattasi di intervento di manutenzione straordinaria, non preventivata,
che attiene a una serie di opere effettuate sul territorio del Comune di Cercola, cui è necessario quindi portarla come debito fuori bilancio. Grazie Assessore. Passa la votazione. Chi è d'accordo? 8. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3. Votiamo l'immediata eseguibilità. Anche il punto 4. 1, 2, 3, 4, 8. Chi è contrario? 3. Nessuno. Chi si astiene? 3. Allora, votiamo le immagini, scusate, mi sono distratto un momento, vorrei ripetere la votazione del punto numero dell'immediata eseguibilità del punto numero 4. Chi è d'accordo? 8. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3. Grazie, scusate. Punto numero 6. Riconoscimento del debito di bilancio ex articolo 194, sentenza 6. Riconoscimento del giudice Val Santa Anastasia numero 1145/2011. Non ci saranno interventi. Chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi è contrario? Nessuno. 3. Si astengono. Grillo Esposito De Michele. Rimediare l'eseguibilità. 1, 2, 8. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3. Grazie. Siamo al 7. Vi faccio completare il numero 7, poi dopo, prima di passare a voto, lei mi chiede la parola e così possiamo fare un ragionamento come il consiglio vuole, non ci sono problemi. Allora, numero 7, riconoscimento del debito fuori bilancio, articolo 194, sentenza di Giudice Santa Anastasia, numero 1719 del 2011. Ci sono interventi, nessuno interviene. 2017. Non ci sono interventi. Chi è d'accordo? 8. Nessun contrario. 3 astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità. 8. Nessun contrario. 3 astenuti. Allora, mi ha chiesto la parola prima del prego, consigliere Foto. Ma vorrei, se possibile, se con il permesso del consiglio, chiaramente, siccome non sono arrivato in tempo a fare un'interrogazione, la vorrei porre prima di andare poi in quell'appunto di relazione, se il consiglio è d'accordo, praticamente posso farlo adesso o se bisogna aspettare la fine. L'interrogazione riguarda tutta altra cosa rispetto alla la fase interrogazione e poi la rispondo alla prossima volta. Faccia l'interrogazione soltanto, veloce, veloce, e passa al punto numero 8, avanti, consigliere. Vogliamo finire prima? Allora, il consiglio, facciamo un minuto, passiamo a volte e poi vedo la parola e poi l'interrogazione. Come sembrava di capire che avessi, che potessi fare questa cosa, mi è la stessa cosa, comunque non è una questione di ordine. Faccia un momento, che facciamo veloce e veloce. Allora. E poi la resta di altri. E certo, me la dai la mettiamo in grado. No, lì è solo di lettura, poi la leghiamo con sì. Documento. Interrogazione ai sensi dell'articolo 46 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, in relazione all'utilizzo della scuola primaria di Luca Piscioni Capoluto. Il sottoscritto consigliere comunale Giorgio Esposito, capogruppo di Forza Italia, con la presente. Premesse che con delibera di giunta comunale numero 114 del 15/11/2011 veniva approvato il finanziamento della rete scolastica con decorrenza all'anno scolastico 2012-2013. Tale delibera prevedeva la creazione di numero 3 istituti comprensivi, tra cui quello di Caravita del Luca Piccione. Nel palazzo di Luca Piccione veniva prevista la sola scuola primaria con numero 20 classi. Considerato che non si ha conoscenza di alcun atto amministrativo che modifichi il dimensionamento approvato con la delibera numero 114 del 2011, considerato ancora che ci sono varie notizie sui social che segnalano la presenza nella scuola di Luca Piccione di classi di scuola media di primo grado e la presenza di aule di dimensioni non conformi alle norme regolanti delle attività scolastiche, chiede alle signorie loro, chiaramente niente presente il consiglio, sindaco e all'assessore alla pubblica istruzione, di procedere alla verifica dell'utilizzazione del plesso scolastico di Luca Piccione e di relazionare allo scrivente dal consiglio comunale. Cerco la 28 dicembre 2017. Grazie consigliere, mi dia la interrogazione, la mettiamo agli atti.
Grazie consigliere. Passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno. Immobili a cui si acquisti al patrimonio comunale, dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici alla relativa conservazione per inserimenti in programmi di demolizione ai sensi dell'articolo 31 numero 380 del 2001. Ci ha relazione l'avvocato Meana, assessore ai lavori pubblici. Prego assessore. No, deve accenderlo. Sì, adesso. Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno trattasi degli interessi acquisiti al patrimonio comunale e la dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici alla ragione di conservazione per l'inserimento in programmi di demolizione. È una questione molto spinosa, che ovviamente molto importante per quanto riguarda il nostro territorio. Trattasi di l'ESA, che cosa sono le ESA? Sono praticamente una mia opera abusiva in cui veramente sono stati già oggetto di sentenze passate in cosa giudicata, quindi significa cosa giudicata, significa che sono anche definiti che non possono essere né appellati né in giudizio di Cassazione oppure eventualmente giudicato laddove si tratta di un'attività di natura amministrativa. Il Consiglio Comunale ovviamente è l'organo preposto come organo deliberante a decidere eventualmente se ci sono interessi pubblici prevalenti alla conservazione di opere abusive di Teresa oppure eventualmente non e di procedere poi successivamente all'abbattimento. Ovviamente il Consiglio Comunale è il destinatario di quella che è la scelta precedente dell'attività amministrativa, ovvero dell'attività fatta dall'ufficio tecnico in cui relazione e dichiara attualmente se sono o meno è destinatario di questa relazione da fatta dall'ufficio tecnico per verificare eventualmente se ci siano oppure no degli interessi prevalenti pubblici alla conservazione degli immobili abusivi. Ovviamente gli immobili abusivi negli ultimi periodi sono stati oggetto di una particolare attenzione da parte della procura competente territorialmente, che per quanto riguarda la procura presso il tribunale di Nola, in cui il procuratore capo, vista in effetti quella che è l'enorme esistenza a livello territoriale di materia di abusi, indica quale ovviamente scelta di procedere a quello che è l'abbattimento, soprattutto per quanto riguarda non il contenzioso, quindi ancora gli immobili che sono più pubblici, bensì di quelli che sono oggetto già di una decisione definitiva. Ovviamente ritenere che sono importanti anche attenersi a quella che è la relazione fatta dall'ufficio tecnico in modo tale che abbiamo un quadro anche più completo di quella che è la situazione, in modo tale che il contributo della sua diciamo alla scelta libera e sicuramente avrà anche più competenze con il suo tecnico per potersi decidere in modo più maturo possibile. Nella valutazione fatta da parte dell'ufficio tecnico, cosa si può dire? Che nella creazione della persona dell'autosivismo edilizio anche la ricostruzione che si deve determinare per un'amministrazione di più e di più e di circostanza del sussidiario e dell'articolo 21, comma 2 e comma 5 che recita che il dirigente responsabile del competente ufficio comunale accettato l'esecuzione di interventi da sesso che messo in totale difformità da medesimo, ovvero l'operazione essenziale determinata senza articolo 22, il giunge al proprietario responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione di tale provvedimento dati di diritto di diritto ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione di visto lo stato di luoghi nel termine di 90 giorni dalla intenzione, quindi l'abbattimento, il bene dell'area di sedino, quindi l'area vicina, nonché quella necessaria secondo le esigenze di istruzioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore di 10 volte alla complessiva superficie di abusivamente costruita, quindi l'immobile abusivo diviene automaticamente poi proprietà del comune, laddove non si sia a seguito di un abbattimento, il proprietario che abbia costruito
effettivamente non adibia a quella che l'ordinanza viene emanata. L'accertamento delle documentate di un'istituzione a demolire nel tempo in cui la formazione di 90 giorni per la notifica interessata costituisce titolo di decisione in possesso per la trascrizione di effettivamente immobiliare che deve essere ricevuta gratuitamente, quindi il l'effettivamente proprietario di un'opera che è abusiva. L'autorità competente constatata in intemperanza misura una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso da 2.020 euro, salvo l'applicazione di altre sanzioni previste nelle vigenti norme. Le sanzioni, in base alla pubblica di questi benefici di 2 al comma 2 dell'articolo 27, comprese le altre soggetti a rischio critico geologico elevato o molto elevato, sempre erogato della misura massima. La mancata partita di un'azione del provvedimento sanzionatore passata di responsabilità penale costituisce elementi di valutazione delle formate individuali, nonché di responsabilità disciplinare amministrativo contabile dirigente e funzionale in adempiente. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune sono destinati esclusivamente alla demolizione e direzione in ripristino delle cure consigli per l'acquisizione di attrezzature di aree destinate a verde pubblico, quindi non possono essere destinate quelle somme acquisite per usi diversi che non quelli di qualificazione o per l'abbattimento delle opere abusive. Per restare la competenza delle regioni allo statuto speciale delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di questa 4,1 bis, stabiliti che siano periodicamente rilevati per mano in temperanza all'ordine di demolizione. L'opera acquisita e demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili della giunta, salvo che con deliberazione consigliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o in rispetto dell'assetto idrogeologico. Quindi questa è la parte centrale che riguarda ovviamente il Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale potrebbe anche avere una scelta di natura diversa rispetto a quello che è l'ufficio, cioè mentre l'ufficio dice, dichiara, così come ha fatto questa relazione, che non ci sono eventualmente degli interessi prevalenti, pubblici e eventualmente che non contrasti con loro rilevanti interessi urbanistici, potrebbe avere anche una scelta di natura diversa e dire eventualmente che ci sono delle ragioni differenti rispetto a quella che è la relazione fatta dall'ufficio, per cui ci sono prevalenti interessi pubblici e vogliamo eventualmente conservare l'opera e non procedere all'abbattimento. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice con sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 44 ordina la demolizione delle opere stesse che non hanno ancora contestato estremamente eseguite. Quindi, da dove c'è stata ordinanza, quindi nei cosiddetti DIS che abbiamo detto prima, se non si sta pagando ordine di ragione diversa, si deve procedere all'abbattimento. Rilevato che il procedimento di cui sopra conduce all'acquisizione gratuita delle opere abusive attraverso l'accertamento della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione in tempi stabiliti, il proseguo dell'immobile da parte responsabile dell'abuso di diverse persone senza autorizzazione dell'autorità comunale con previste chiari casi di occupazione senza titolo. In questo caso si fa la differenza praticamente su che cosa, se ci sia un titolo oppure no, perché se ci fosse un titolo sarebbe una normale locazione, sarebbe eventualmente anche contrattuale. Il fatto stesso che eventualmente l'opera è comunque occupata seppur abusivamente dà la possibilità al comune di chiedere un'indennità per l'occupazione, quindi sarebbe un'indennità per il corrispettivo del godimento del bene, nel senso che tu stai in modo abusivo per semplice bene, tu stai in modo comunque di pagare il corrispettivo non può essere determinato come canone di locazione del progetto e il visto, quindi la mia responsabilità di un'indennità di occupazione. La magistratura contabile con l'operazione di rischio di utilizzare consigli a colpa grave e omissiva la realtà dell'amministrazione della gestione di immobili acquisiti gratuitamente a patrimonio comunale, quindi ci sarebbe anche una responsabilità contabile laddove il comune elette non potesse il pagamento di un corrispettivo dell'indennità di occupazione. Poi, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 79 del 25 novembre 2016, che prevede che gli immobili acquisiti da acquisiti al patrimonio comunale nelle morte dell'attività ricognitiva necessaria alla verifica di uno specifico interesse pubblico per la conservazione del proprio contrario alla demolizione, come previsto dall'articolo 31 del DPR 380 del 2001, l'applicazione di un'indennità di occupazione retroattiva che si è stata occupata dal livello OMI di del territorio.
Preso atto che molto dell'8-11 del 2017 il protocollo 16.331 l'UTC ha comunicato che per un mondo della normativa sul cosiddetto terzo controllo a vittime prodotto con la legge 326 del 2003 con versione legge con modificazione del decreto legge 30 settembre 2003 numero 269 legando disposizione urgente per favorire lo sviluppo della correzione della normativa dei conti pubblici in vigore dal 30 settembre 2003 per gli immobili abusivi generalizzati dopo tale data sono stati già calcolati gli inviati agli occupanti senza titolo numero 130 richiesti di pagamento delle indennità di occupazione nonché per le accuse anteriori alla legge 327 del 2003 occorre verificare in prima istanza se esistono pratiche di richiesta ai sensi della suddetta normativa quindi delegare le stesse sul sistema di diritto di condono per nuove politiche utilizzate in zona vincolata di volontà per UC e procedere quindi successivamente alla missione di nuove finanze di demolizione, quindi questi diciamo gli immobili che non possono essere oggetto di nuovo condono secondo quella l'ultima legge sul condono edilizio. Poi la giurisprudenza costante sarà vista per il penale, per il giustificato della centenanza, nell'ordine di condizione messa dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione della costruzione della costruzione abusiva e precisato che la notifica dell'accertamento formale di centenanza solo funzione certificativa della presenza di cedimento della proprietà di effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare. Già nel 16 ottobre 2017 si vedeva forse concluso presso la procura, come dicevo prima, perché c'è stata un'accensione particolare per quanto riguarda la procura della Repubblica di Nola, congiuntamente all'ufficio anche con la rappresentanza di questa amministrazione, per il quale i committenti della Russia sono stati condannati alla diminuzione dell'opera per sentenze che si sono giudicato e indica l'ufficio tutta la serie di immobili quali visa, individuando quali sono ad oggi gli immobili che sono unici. Considerate che l'intero territorio comunale soggetto a vincoli sia ambientali, di cui al decreto legislativo 45 del 2004, per i quali non è possibile ottenere il sanatorio per opere già realizzate in questo momento da parte della sovrintendenza, l'area del cosiddetto corso di Riccardo, incluso il totalmente iniziato dal sistema di dati industriali, che non prevede un volume ad eccezione di tutti che sono nel TRG, l'intero territorio comunale incluso in zona rossa, ai sensi della legge originale 21 del 2003, che non permette nuova edilizia abitativa e pertanto non è possibile applicare la normativa regionale in materia giustamente l'articolo 12,6 della legge regionale 19 del 2009 riferisce che l'immobile abusiva acquisita sotto il comune 3 e 4 l'articolo 21 del DPR 180 del 2001 su decisione del Consiglio Comunale a stringere il comma 5 dell'articolo 21 del medesimo decreto possono essere trasformati anche mediante interventi di manutenzione di ristrutturazione e completamento di alloggi nelle edilizie residenziali sovvenzionati nonché utilizzati in programmi di valorizzazione di istituzioni per i comunali. Quindi articolo 1, comma 65 della legge regionale 5 del 2013 e l'articolo 6, il comma 65 definisce che per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui l'articolo 7 della legge regionale del 8 dicembre 2009 numero 19 in cui gli oggetti del bilancio economico per la riqualificazione del patrimonio esistente per la prevenzione del rischio sismico e per la riqualificazione amministrativa i nomi acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati tariamente la logica di edilizia residenziale pubblica l'edilizia residenziale sociale in base alla legge del dottor Visitatore numero 865, programma e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla esplorazione del pubblicità, modifiche di integrazione, la legge di 42, numero 850, del 62, numero 167, sospese dal 1964, numero 847 e la progettazione di spese per gli eventi straordinari del settore dell'edilizia residenziale giovane e convenzionale, nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare, anche con l'assegnazione di una locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello abitativo o programmi di gestione immobiliare. In tal caso, il prezzo di vendita di detti immobili, stimati in euro con l'euro guardano non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi queste sono tutte le possibilità alternative che potrebbero essere fatte rispetto a quello che potrebbe essere l'abbattimento. I comuni stabiliscono in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale, di edilizia pubblica riguardante i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo la precedenza e coloro che al tempo dell'acquisizione occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altre zone di soluzione abitative, nonché procedure giudiziarie di
tutte le opere impiegate, tutti i mezzi impiegati, gli schemi allegati, non si capisce una condizione pesante, dichiarazione che se valenti interessi pubblici, la popolazione degli immobili abusivi, fermo restando comunque la competenza del Consiglio Comunale, esprimersi per il mantenimento delle opere senza l'articolo 31,5 di Piero 180 per il 2001. Quindi questa relazione è molto capigliata. Molto tecnica, si riferisce che secondo il servizio tecnico non ci sono le condizioni, gli interessi pubblici per poter conservare i nuovi indicati e specificati negli allegati di quando è venuto modo e possibilità di verificare. Per molestare e escludere il Consiglio Comunale che ha la possibilità di avere anche una scelta, ovviamente discutendo in quant'altro, poi deliberare laddove ci sia un interesse diverso rispetto a quello che è la scelta fatta dall'ufficio tecnico. Grazie. Grazie assessore. Mi ha chiesto la parola il signor Sindaco. Prego. Rispetto all'ultimo punto all'ordine del giorno, chiaramente parliamo di una materia molto delicata, tra l'altro disciplinata dalle materie, dalle leggi abbastanza recenti. E di fatto una giurisprudenza ormai consolidata su questo argomento ancora non si è formata. Fortunatamente abbiamo un territorio dove prevalentemente abbiamo degli abusi di necessità, tranne pochi casi di risolti di abusi speculati, e oggi questo tipo di problema assume una dimensione particolare, anche perché in base a quello che è uno studio di capire tra le procure e la Corte dei Conti, di fatto va a condizionare anche quello che è l'asset finanziario dell'ente, perché è chiaro che ogni organo di Stato fa il proprio lavoro, e la procura rese, che chiaramente noi proprio in amministrazione ci siamo trovati delle rese ultradecennali, c'è veramente l'ufficio responsabile di tutti ci ha fatto lavoro che anche lui trova difficoltà di costruire, c'è veramente una cuccia di diversi di giudica. E anche noi come amministrazione stiamo un attimo cercando di monitorare e il sindaco insieme anche all'assessore Arramo ci siamo recati anche in procura per avere un incontro con la procura, anche perché noi siamo uno dei pochi comuni che nel vecchio bilancio ha previsto un muro per un abbattimento, perché avevamo di dire che noi il principio della legalità è messo dalla legalità va a tracciare la nostra azione amministrativa, però è chiaro che rispetto ad un argomento così particolare, io credo che forse sia il caso, prima di procedere ad una deliberazione, attendere questo incontro che poi è collegato ad una serie di eventi che andranno chiaramente a susseguirsi a questa approvazione, poi dopodiché magari anche con un confronto, con una conferenza di capigruppi per cercare anche di capire e di tracciare quale sia poi la strada, perché oggi noi per esempio anche in indennità di occupazione abbiamo circa tutti i corsi, straordinari, corsi a tratto, una situazione veramente i corsi straordinari si andare tutti. Quindi è chiaro che c'è una questione molto delicata che va valutata, perché è chiaro che questo aspetto sia pregnante per questa amministrazione. Quindi io adesso do la parola con magari ai consiglieri, però su questo punto ritengo importante valutare un attimo. Prego, consigliere Sarina. Consigliere Sarina mi ha chiesto la parola. Sono allontanati dall'aula il consigliere Esposito, il consigliere Sabatelli e il consigliere Tenere. Prego, consigliere Verano. No, deve accendere il microfono. Accenda il microfono. Grazie, Presidente. Vista la complessità dell'argomento, invio appunto a tutti il maggiore approfondimento di questa questione estremamente delicata. Grazie consigliere, visto che c'è una proposta da parte del consigliere, la metterei a votazione. Chi è d'accordo per il... Allora, la proposta è di rinviare l'argomento per approfondirlo e fare una conferenza di capigruppo in modo tale da valutare in tutta la piena serenità l'argomento che è abbastanza delicato. Chi è d'accordo al rinvio? 8. Tutti d'accordo? Ore 20:55. Si
scioglie il Consiglio Fa. Signori, auguri e buon anno.